Salve a tutti, io sono Francesco in Artemenma e oggi voglio giocare questa demo di Alone in the Dark, un titolo che in verità giocai molto molto tempo fa, quando ero piccolo, su PS2 addirittura. E sono contento di rivederlo in una veste nuova, soprattutto dopo il primo reboot, quello sempre su PS2, che già in quegli anni mi aveva un po' deluso. E quando un gioco ti delude da piccolo, diciamo che non è il massimo, ecco. Invece rivederlo in questa veste nuova, più consapevole, più dark, appunto, è qualcosa di interessante. Giusto ieri ne stavo parlando, perché appunto mi ricordavo vi fosse un reboot di questa serie, e manco farlo apposta, ieri notte è uscita questa demo. E voglio andare a provarla con voi. In blind, non mi ricordo praticamente niente, se non un grande senso di paura di Alone in the Dark. Alone in the Dark 4, quello più praticamente iconico dopo l'originale, secondo me. E nella mia ignoranza voglio andare a provare questa demo, che adesso andrò a settare e poi vediamo un pochino. Lasciare di default. Che belli questi toni. Che belli. È effettivamente la prima volta che registro un gameplay così e mi voglio abituare. Vediamo. Fotogrammi. Non vorrei distruggere il mio hardware. 60 fps va più che bene. Lascerei tutto alto. Dovrei comunque riuscirci. Lasciamolo così. Adesso c'è anche il Fidelity FX a darci una mano. L'audio l'ho abbassato un po'. Spero non sia troppo basso. Sottotitoli, assolutamente sì. Testo italiano. E niente. Partiamo. Giocherò mouse e tastiera, almeno per il momento. È comunque un gioco che di base non ha chissà che grafica. Comunque si è tenuto un po' questo effetto mezzo cartoon, ecco. Che secondo me in realtà è strazzeccato. Bisogna vedere come si comportano nelle animazioni. Questa demo poi è solo un prologo, un assaggio di quello che sarà il gioco. Non è detto neanche che potremo giocare questa ragazzina. Di cui non so assolutamente niente, non mi sono voluto spoilerare niente. Ok, subito. È inquietante. È effettivamente inquietante. Ed è questa l'atmosfera che volevo da Alone in the Dark, ma ora. Perché è troppo sensibile. Azioni, stile di gioco. Abbasserei ancora un pochino qua, ok. Sembra a posto. Molto strano, cioè sembra la sensibilità non sia servita a niente. Il che mi fa venire voglia di attaccare il controller. Che quasi quasi faremo. Molto meglio, molto meglio.
Voluto lasciare anche il motion blur, nonostante non sia proprio un amante. O comunque non ne ho trovato l'impostazione, non vorrei fosse forzato. Che inquietudine. Ho avuto un brivido. Voglio controllare che sia tutto a posto nella registrazione. Ok, diciamo. È un senso di inquietudine, in parte di paura, nel senso solo perché so che è horror, ma al momento non mi sento spaventato, mi sento incuriosito, voglio sapere cosa c'è oltre. Magari camminarci sopra non è proprio il massimo, ecco, però. I can't wait to paint this. Gonna give it a big mustache. Ok. Che Dio, a vederla così in realtà non è neanche così male vedere questi modelli. Cioè, nei trailer li abbiamo visti con gli occhi molto più spalancati. Invece qua sembra molto più attenuata la cosa. Molto meno finto. Not my best work if I'm being honest. È una famiglia effettiva, la sua. Un bambino con una sedia a rotelle. In una sedia a rotelle. Su una sedia a rotelle. Amazing stories. Provando un po' di tasti, ma pare però sia tutto bloccato. Oh, c'è il focus! Questo è interessante. Magari proprio per ispezionare gli oggetti, quelli un po' più nascosti. O magari avere interazioni uniche con questi oggetti. Andiamo avanti. Campanello? No. Ma non appendi abiti, ok. Cristo. Look at this mess. Parli proprio tu, ragazzina? Un po' strano questo gioco di luci. Goodness, you scared me. What are you up to, Jeremy? I have to tell someone what is going on here. I have to try. You're not one of them, are you? Una di loro. Please tell me, Grace. You're not a spy, are you? Who's spy? Them. The others. All of them. No, you're too innocent. I'm too innocent.
I need to get this letter to my niece. She would understand. Just give it to the clerk, Mr. Waits, and he'll post it. No, he could be in on it. What if he won't post my letter? Then don't make it look like it's one of yours. Here, let me do it. Miss Emily Hartwood, Dauphin Street, New Orleans. You don't have the number? Not sure the postman's gonna find it without... Jeremy? Where'd he go? I'll just post it myself then. I'll just take this letter downstairs to the clerk's office myself. Non sarei mica una di loro. Una di loro cosa? Di loro chi? Adoro come un po' tutto abbia fisica. Vediamo anche questi. Sì, che bello. Che bello. Non penso sia qui a caso dopo... dopo quei disegni. Miss Emily Hartwood. Dauphin Street, New Orleans. Ok. Ne abbiamo un posto effettivo. New Orleans. Come ho detto, non sono andato a controllare niente di questo gioco. Non mi ricordo assolutamente niente, perché sicuramente ci sono riferimenti. Chiave dell'atrio. C'è un menu oggetti. Non pare. Una macchina da scrivere che non credo ci faccia salvare. Uh-oh, Cassandra, I'm touching your typewriter. Dispettosa. I wish Batiste would drive me around all day. Maybe if I broke my leg. Va bene. L'ho effettivamente spinta. Ma si può fare il contrario? No. Andiamo. Molto interessante comunque l'atmosfera jazz, molto oscura che c'era dietro. Le porte fanno molto rumore. Questo è per uscire. Portava al fuori. Ok. Cassandra should be more careful with her medicine. I already washed my hands today. Ha senso. Voglio capire se gli specchi sono reali. Però è troppo in alto. E non credo vi sia altro. Fatto un flash strano. Non si può reinteragire con le cose. Ok. Almeno non con Grace. Non si può neanche correre. Potrebbe essere qui a caso, come potrebbe essere qui per qualche motivo.
automatico. They're so creepy. Vorrei fosse dovuto al mio PC quel lag, perché mi ha più spaventato il fatto che si sia bloccato per un istante che il cambio effettivo. Infatti video, mettiamo la schermo intero. Vediamo che OBS stia andando liscio. Non va oltre 144. Ah, li lascerei. Lasciamo così. Jeremy, che cosa hai fatto? Quindi sanno già qualcosa come funziona. E mi ha bloccato il passaggio. Sono estremamente inquietato. Io quella non l'avevo notata. Sembra un occhio. Non è effettivamente la luna, sembra un occhio. Ok, non mi ha bloccato il passaggio. Corvi. Riescono come a sapere quello che succede. Principalmente lei. Ok. Non importa quanto si preme veloce. Si riempie parzialmente ogni volta. Solo. E l'abbiamo capito. Ho urtato la tazzina. Sono urtato. Pubblicità sulla caccia. Molto, molto, molto atmosfera. Molto
l'atmosfera fatta come si deve. Accuccia. I suppose this mess pales in comparison to the foyer. Oh, a little night music. È così inquietante, ma allo stesso tempo curioso. Anche solo la musica, che ti fa venire voglia di continuare, di esplorare, di sentire. È molto, molto bello. Per il momento. E questa è solo una demo. Qua abbiamo bisogno di una chiave. È la stessa chiave? No. Perfetto. Mr. Waits, hello? Forse un po' non necessarie queste lineette per far vedere il prompt. Però va bene così. Almeno si vedono. Quindi forse principalmente per quello. Ma sì, intrufoliamoci. Così. Quasi una tech demo. Last night I dreamt that my uncle hung himself in the attic, that we were too late. The house looked different, but it was still called Dorsetto. Definitely a weird place. Feels like I've been here before. I just can't think why. Let's not waste any time, Detective. Yeah, you're right. Let's go get your uncle, Miss Hartwood. Okay. Okay. Non è per niente male. L'atmosfera non è per niente male. E loro mi sa sono gli stessi protagonisti di Alone in the Dark. Del 4, se vogliamo chiamarlo così. Quello appunto per PlayStation 2, prima del reboot. Quello più iconico. Quasi paragonato a Resident Evil, ma secondo me è proprio tutta un'altra storia. Se abbasso un po' il volume. Secondo me è tutta un'altra storia in realtà. Sono due giochi sì dello stesso periodo, tra virgolette, che mi pare Alone in the Dark sia venuto prima addirittura. È un vibe completamente diverso, è un'atmosfera completamente diversa. Sono genuinamente curioso, genuinamente. E nonostante il lato tecnico sia forse un po' carente per un gioco così moderno, in realtà non abbiamo visto niente. Molto cartunoso, cartunesco. Ma non brutto. Non brutto. Perché comunque, secondo me, non sarà quel punto forte. Non si punta all'iperrealismo come altri titoli. Come non si puntava nel primissimo, quando è uscito 30 anni fa, come non si è mai puntato negli altri, sia per limitazioni che per altro. Sono curioso, sono genuinamente contento sia uscita questa demo, perché ho ancora più voglia di giocare il gioco completo, soprattutto se davvero si rifà un po' a il prodotto originale, perché appunto la villa, il mistero, i detective. Non vedo l'ora, arrivi ottobre, pieno di giochi a ottobre, dopo soprattutto il PlayStation Showcase, che in realtà anche per quello ci sarebbe da dire qualcosa. Dopo essersi fatti l'idea, ecco. E niente. Io vi ringrazio per la visione. Spero vi sia piaciuto. Nonostante i
problemini e un po' il mio essere impacciato dopo tutta la prima volta. E niente, noi ci vediamo alla prossima. Grazie ragazzi.